Per festeggiare il decimo anniversario dall'uscita cinematografica di Zio la Vendetta, viene nuovamente distribuito in home video da Paramount e Prime Pictures in un'edizione imperdibile in Steelbook 4K Ultra HD più Blu-ray da 20 aprile 2023. L'edizione del film Nazione del 2013 con Bruce Willis si dona la possibilità di visionare la pellicola nella versione Extended Cut della durata di 123 minuti nel solo disco Blu-ray. L'edizione si presenta con un ottimo steelbook ben fatto sotto tutti i punti di vista, sia come solidità del prodotto, sia per quanto riguarda la grafica, sia esterna che interna. Al suo interno abbiamo due dischi, quello 4K e quello Blu-ray. La trama è la medesima. I membri del gruppo speciale di Zoe, dopo l'apparente istruzione dell'organizzazione terroristica Cobra, sono sulle tracce degli unici due superstiti, Zartan e Stone Shadow. Intanto, alla Casa Bianca, Zartan prende il posto del presidente degli Stati Uniti, accusa i GJ Zoe di alto tradimento e li attira in una trappola, riuscendo a decimare i gruppi. Tra nuove alleanze, vecchi nemici e l'aiuto del zoo originale, ormai in pensione, riusciranno a dimostrare la loro innocenza e a salvare il mondo dalla guerra nucleare. Il disco 1 possiede il solo film in 4K, con una qualità video notevole, soprattutto dato colore. Il video è presente in Ultra HD HDR Dolby Vision 241 Letterbox con un audio di altissimo livello nel 7.1 Dolby Digital Surround per la lingua inglese. Anche per le altre lingue, compreso l'italiano, abbiamo una qualità elevata con un Dolby Digital 5.1 Surround. I sottotitoli sono presenti in molteplici lingue, tra cui spicca l'italiano e l'inglese. Inoltre, il film può essere riprodotto con il commento di sottofondo del regista Zhong Zhu e del produttore Lorenzo di Buonaventura. Il film in 4K è della durata di 110 minuti. Il disco 2 possiede uno splendido menu animato di maggior impatto di fronte a quello in 4K. Questo disco, in formato Blu-ray, possiede al suo interno i contenuti speciali e la versione estesa del film per la durata di 123 minuti, scelta discutibile. Forse sarebbe stato più interessante rendere anche questa versione in 4K. La qualità video è quella standard per un Blu-ray con un 241 Letterboxd, mentre per l'audio abbiamo un ottimo inglese 7.1 Dolby True HD, mentre per l'italiano abbiamo un 5.1 Dolby Digital. Ovviamente la qualità audio e video è inferiore alle versioni in 4K. Abbiamo le scene inedite per 3 minuti e 59 secondi, mentre abbiamo ben 56 minuti e 24 secondi di contenuti speciali che vanno ad approfondire a 360 gradi la pellicola sotto vari aspetti, come nella realizzazione delle scene d'azione e molto altro. Contenuti speciali tutti da scoprire. Un caloroso saluto da Stefano, il giudice dell'occhio del cineasta,
e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!